Appassionati di basket, un cordiale buona serata dall'Honey Sport City, dove si affrontano Visnova Roma e Stella Azzurra, gara 1 dei playout, girone C. È un derby per la salvezza, un derby per rimanere in Serie B. Primo possesso per i padroni di casa, Casale subito dentro da Giacomo Barraco, che non riesce a chiudere, rimbalzo difensivo assicurato alla Stella Azzurra da parte del numero 12 Nicolic, che gioca al pick and roll, anzi si tratta di un pick and pop, si apre il suo compagno, poi Trapani prova ad attaccare subito dentro, trova lo scarico in emergenza, extra pass molto ben fatto, primi due punti che sono della Stella Azzurra. La porta dall'altra parte, Casale poi incrocia in palleggio, aspetta le uscite, va subito da Barraco che gliela rimette in mano, prova a forzare, Giulio Casale trova il fallo, il primo della gara, a commetterlo il capitano della Stella Azzurra, il numero 13, capitan Antonaci. Rimessa che sarà affidata a Tommaso Rossetti, esattamente sotto il canestro dei ragazzi di coach D'Arcangeli, che va subito a dare le prime indicazioni ai suoi. Stella Azzurra che presenta anche il numero 40 Radonic, attenzione al talento del ragazzo classe 1997. Pronti per ricominciare, Rossetti non va sotto da Casale, allora il numero 5 si apre in arretramento, poi prova a schiacciare a terra per Barraco che mantiene il possesso, palla che va in angolo da Rossetti, prima tripla, tre punti per la Visnova che sorpassa. Nicolic in palleggio, aspetta l'arrivo del suo numero 6, poi ecco Trapani che riceve nel mezzo angolo, in palleggio contro l'altro numero 9 Francesco Argenti, ancora situazione di uscita, potrebbe mettere i piedi a posto il numero 6, non lo fa, Antonaci sotto per far giocare a Nicolic l'uno contro uno, tiene bene la difesa, tiene bene il rimbalzo Valerio Staffieri che mette nelle mani di Casale che gliel'ha già rimessa in mano, non aumenta esponenzialmente il ritmo, ma attenzione al contatto sotto canestro, questa volta non è Antonaci a esagerare ma è Jack Barraco, un fallo a testa per i due. Lazar Nicolic dal palleggio sfrutta il blocco di Antonaci, per un attimo c'è il cambio con Barraco che aiuta forte, Trapani può attaccarlo, fa la finta con la testa, Barraco rischia di stopparlo, pallone che arriva direttamente a Radonic dietro la schiena, poi passaggio in uno spazio angusto, Trapani con molta più libertà sbaglia, ma attenzione ai ragazzi di D'Arcangeli più pronti sotto i tabelloni, Nicolic attira l'aiuto, poi extra pass nelle mani del numero 6 che con l'aiuto del tabellone mette a referto i primi tre della sua gara. Argenti prova a forzare, va fuori da Staffieri che chiede calma ai suoi, ancora sotto canestro il confronto tra Barraco e Antonaci, Argenti va dal suo numero 18, poi Rossetti che vuole attaccare Trapani spalle a canestro, giro e tiro del numero 0, 5 punti tutti e 5 di Tommy Rossetti. Nicolic in palleggio proprio contro il numero 0 della Visnova, poi Trapani che studia il da farsi, aspetta l'arrivo di Antonaci che vuole giocarsi l'uno contro uno contro Barraco, lo vuole portare vicino, un altro scarico ancora per il numero 6 che poi va con il taglio dentro l'area, grandissimo canestro, secondo consecutivo di Vincenzo Provenzani. Argenti, Barraco, circolazione di palla da Staffieri, arriva Rossetti che poi si fa un altro giro, blocco per Casale che riceve, marcato a vista da Trapani che prova a tenerlo forte, forse esagera, fischio degli arbitri, contatto di Emanuele Trapani, primo fallo per il numero 9. Molto bene qui Giulio Casale con decisione ad andarsi a prendere il fischio degli arbitri. Altra rimessa per la Visnova, Rossetti da Staffieri,
eccolo che attacca spalle a canestro, deraglia Staffieri, allora può aumentare la Visnova, ci mette una mano Casale, non è risolutivo, va in angolo la Stella Azzurra con Trapani che poi attacca, alza, sbaglia, Barrago al rimbalzo per Casale, vuole aumentare adesso Argenti che prende, spara in transizione molto corto sul primo ferro, Nicolic a catturare il rimbalzo, va in angolo da Trapani che ha tutto il tempo del mondo, però sbaglia il numero 9, diversi errori in questa fase di gioco, rimette calma la Visnova Simpli, palla nelle mani di Rossetti, tutti i suoi i 5 punti della squadra padrona di casa. Argenti poco fa ha sbagliato una tripla, non prende la seconda, va da Barraco che mette proprio nelle mani di Rossetti, poi Argenti, attenzione a Nicolic che perde di vista il numero 9 che prende un piccolo vantaggio, il tiro però è sputato dal ferro, allora rimbalzo Radonic che aumenta, passaggio per Trapani che corre, appoggia, segna, vantaggio di 4, 5-9 Stella Azzurra. Casale ha ricevuto da Rossetti, poi nell'angolo da Argenti, guardato molto da vicino dal numero 40, poi Barraco incrocia dal palleggio, prova a chiudere al ferro, non ci riesce ma subisce il fallo che dovrebbe essere stato proprio di Tudor Radonic. Va in panchina intanto Trapani, seguito da Antonaci. Rimane sul parquet Provenzani. Arriva anche Dorde Pazin. È entrato anche Mirko Gloria. Sbaglia il primo Giacomo Barraco quando ci stiamo avvicinando alla metà del primo quarto. 5-22 sulla sirena. Insieme a Gloria, Pazin, appena entrati c'è anche Vincenzo Provenzani, è rimasto Radonic a completare il quintetto, rimane Lazar Nicolic che adesso prende il pallone dopo il canestro a cronometro fermo di Barraco, Nicolic in palleggio, aspetta l'arrivo di Pazin aggredito da Argenti, palla che ritorna nelle mani del numero 12 che adesso può attaccare il cambio di Rossetti, palla dentro molto bene per il numero 17, appena entrato Mirko Gloria segna i primi due della sua gara controllando molto bene il corpo, più 5 per la Stella Azzurra, palla in mano per la Visnova, Tommy Rossetti ad uscire, incrocio in palleggio per favorire Casale, Argenti piedi a posto, alza la parabola, tiro ancora una volta sputato dal ferro, è il secondo per la Visnova, seconda tripla sbagliata da Francesco Argenti, Nicolic vuole attaccare sul blocco, un altro blocco di Gloria, Nicolic fa partire una frecciata veloce, l'aiuto di Casale non abbastanza perché la mano sinistra del numero 5 ha commesso fallo su Mirko Gloria, coach Buongiorno che si sgola in panchina. Rimessa affidata a Provenzani, Nicolic si apre ancora Provenzani, fa tutto da solo Nicolic ma sbaglia al rimbalzo, ancora Mirko Gloria che poi con la sinistra allungo Stella Azzurra 6-13. Rossetti vuole andare sotto da Barraco, preferisce alla fine Argenti, Barraco con il blocco a favorire il numero 0, tiene molto bene la difesa, extra pass di Staffieri, la tripla importante di Casale ma sbagliata. A rimbalzo ancora Stella Azzurra che ha iniziato molto bene questa partita, palla sotto adesso per Gloria che vuole essere protagonista, sbaglia il numero 17, poteva essere il suo sesto punto, 3-48 alla fine del primo quarto, attacca Argenti, sorprende la difesa, si va a prendere il fallo di Lazar Nicolic. Primo cambio anche per la Visnova, si alza con il numero 65, Francesco Gori, esce Giacomo Barraco, un fallo per il numero 18, un tiro libero anche a bersaglio. Rossetti da Casale, ancora non ha messo la sua firma sulla gara, il numero 5 prova adesso ad attaccare, palleggio, arresto, tiro molto molto corto, Provenzani
a raccogliere il pallone, lo mette nella mani sagge di Nikolić. Provenzani avrebbe spazio, passa dietro Casale, non prende la tripla il numero 6. Circolazione di palla a favorire ancora Nikolić, tiene molto bene Rossetti, rischia il fallo in attacco il numero 12, tripla comunque sbagliata a tutto campo Casale per Staffieri, aspetta saggiamente il numero 15, attenzione a Rossetti che vuole aumentare la difesa, tiene, segna lo stesso Rossetti, due punti, terzo che può arrivare dalla lunetta, 9 possibile, 13. Segna Tommaso Rossetti, 9-13, 8 sono proprio del numero 0. Trapani in palleggio, appena rientrato il numero 9 della Stella Azzurra, adesso gira sui blocchi, pronto ad uscire dall'altro lato, fallo in attacco questa volta di Gloria che aggiusta il blocco. Sono passati i primi 7 della gara, vantaggio di 4 per la Stella Azzurra, canestro importantissimo quello di Rossetti che potrebbe avere un pochino modificato l'inerzia che fino a questo momento era dalla parte degli ospiti. Rimessa laterale direttamente nelle mani di Staffieri che va a superare la metà campo, arriva Argenti, poi Casale, esce dai blocchi Rossetti, non servito perché difende molto bene la Stella Azzurra sul numero 0, adesso Casale va da solo, si mette in proprio, segna, ritorna sotto di 2 la Visnova. Trapani ancora da Gloria che va con la destra, canestro di enorme sensibilità del numero 17. Può attaccare, linea di fondo, ributta fuori per Staffieri che di tocco mette nelle mani di Casale, extra pass per Argenti, molto molto lungo, è un peccato, aveva costruito molto bene il tiro la squadra di Buongiorno. Corre allora la Stella Azzurra, appoggio sotto, altri 2 punti per il numero 17, nuovo più 6 Stella Azzurra. Barraco per Gori, ancora spalle a canestro, vuole attaccare proprio il numero 17, poi Rossetti, un'altra tripla, stavolta sbagliata, attenzione, rischia l'infrazione di passi, Mirko Gloria. Fischiato invece il contatto provocato da Gori. Esce Argenti, dentro Coronini. Si va a prendere anche un riposo Radonic. Trapani a rimetterla in gioco, primo quarto senza time out per adesso, in palleggio il numero 30, attenzione, rischia l'infrazione di campo non commessa, bene la difesa di Coronini che va vicino al recupero, poi Gloria va a consegnare proprio per il numero 30 che fa saltare l'avversario, poi sbaglia però il tiro, a rimbalzo c'è ancora Casale, tantissimi palloni controllati dal numero 5, la finta di passaggio rischia di mettersi in un vicolo cieco, a rimorchio c'è Staffieri che ha una mezza idea, non prende però la tripla, attacca Coronini per Casale, linea di fondo presa, forse però toccata dal play della Visnova, anzi no, arbitri che hanno fischiato il contatto su Giulio Casale, andrà probabilmente in lunetta. Intanto per la Stella Azzurra sono entrati sia Mobbio che Palumbo.
Casale a cronometro fermo, segna il primo, torna a muovere il tabellone la Visnova dopo il parziale di 4-0 per gli avversari. Casale 1-2, un po' sfortunato sul secondo. Trapani mette nelle mani proprio del numero 30 Palumbo, tiene molto bene Staffieri, forse esagera qui Palumbo, non fischia fallo l'arbitro, proprio molto vicino all'azione. Attenzione al numero 4 che perde l'equilibrio, infrazione di passi commessa dall'appena entrato Giovanni Ianelli. Casale contro Trapani, siamo entrati nell'ultimo minuto, prova Casale, tiro molto difficile, sbagliato da parte del numero 5 della Visnova, corre Ianelli, fallo di Coronini, intelligente perché la Visnova aveva ancora un fallo da spendere e c'era Casale molto lontano dall'azione. Sarà rimessa laterale, Stella Azzurra affidata proprio a Giovanni Ianelli, esce Trapani per ricevere il pallone. Blocco di Gloria, Trapani non tira, allora Palumbo, ancora il numero 9, non è ancora successo niente nell'attacco, si va sotto da Gloria che vuole attaccare Gori che mette una mano un po' ingenuamente, fallo che manda in lunetta la Stella Azzurra. Primo Mirko Gloria, il classe 95 va per mettere il 19° punto della sua squadra, è più 7 adesso per la Stella Azzurra. Staffieri riesce a ricevere, potrebbe attaccare ma rallenta perché la Visnova può andare fino in fondo, discrepanza di un paio di secondi, palla per Rossetti che può attaccare Mobio, braccio alto del numero 14, allora Gori per Staffieri contro Palumbo. Aspetta l'arrivo di Casale, ultimi 8 secondi da giocare. Casale attacca sul blocco, Mobio alza le braccia, appena in tempo, grande difesa, prova Mobio con il tiro da metà campo e lo mette il numero 14, è più 10, Stella Azzurra con il miracolo di Mobio. Più 3 dopo il canestro pazzesco di Mobio, chiedo scusa, più 10 dopo la tripla pazzesca di Mobio, 12-22. Trapani, palla che adesso arriva sotto ancora a Gloria, non riescono a tenerlo, altri due del 17, massimo vantaggio 12-24. Rossetti, Barraco, ancora il numero 0, il migliore probabilmente dei suoi, intanto la trattenuta evidente da parte di Mattia Palumbo, fallo su Barraco. Casale ha ricevuto dalla rimessa, blocco di Barraco, non preso molto bene da Casale, fuori da Coronini che attacca molto bene, Barraco può prendersi il piazzato, lo segna e prova a mettersi in partita il numero 18. Casale a difendere su Ianelli, il blocco di Gloria, Ianelli rischia l'infrazione di passi, trovata invece dal numero 4 la manata di Casale. Fallo guadagnato dalla Stella Azzurra. Proprio Ianelli a scambiare, ancora il numero 4 trova Mobio. Ribaltamento per Trapani.
Adesso difesa che sembrava per un attimo a zona, quella della Stella Azzurra, va a toccarla Mobius, sbaglia ancora Gloria, altri due punti del numero 17, Mirko Gloria. Staffieri attacca, mette in angolo da Coronini che non prende la tripla, ancora Barraco fuori per Coronini, frecciata per Staffieri che lascia lì Mobio. Valerio Staffieri, serve la sua esperienza, torna sotto di 10 la Visnova. Trapani, Mobio, Gianelli, poi palla per il numero 30 Palumbo, Trapani con la finta, riesce a prendere d'infilata la difesa, spazio per il numero 30 dal perimetro, sbaglia, rimbalzo conteso tra Barraco e Staffieri, Coronini prova ad accelerare, difesa che è già rientrata Casale, pick and roll che però non trova ricevitori. Torna intanto Radonic. Palla fuori per Casale, la tripla molto lunga, va a rimbalzo il numero 12 Casoni, anzi Legnini, chiedo scusa, serve energia dalla panchina per la Visnova, prova a trovarla, coach buongiorno. Adesso torna in attacco la formazione di D'Arcangeli. Trapani, difesa a zona ancora una volta, oh, poco ci manca, Legnini va a dare una mano, molto bene, palla recuperata da Coronini, Rossetti prova a correre, adesso la Visnova non prende l'arresto e tiro, il numero 0 va di tocco, grandissimo passaggio per Barraco che però non riesce a chiudere la cosa stupenda fatta da Coronini, poi Trapani mezzo angolo, attenzione ancora spazio, adesso Radonic da 3, segna il numero 40, sotto di 13 la formazione di Buongiorno. Legnini, Barraco, Coronini, ancora Coronini, prova il pallone per Rossetti, Radonic non riesce a metterci le mani, altro passaggio stavolta nell'angolo per Legnini che prova ad attaccare con decisione, segna Legnini, 18-29. Palumbo va ad incrociare in palleggio, movimento sospetto da parte di Mattia Palumbo, non c'è l'infrazione di passi secondo gli arbitri. Esce Trapani, ritorna Vincenzo Provenzani. Mette il primo Palumbo, torna a più 12 la Stella Azzurra che sta giocando nettamente meglio in questo primo tempo di gara 1 dei playout. Altro cambio, torna Nikolic, esce con il numero 30 proprio Palumbo, il 5 con il suo allenatore, Visnova che deve reagire. Tripla di Mobio in quel modo che ha assolutamente cambiato il momento della partita. Prima la difesa del numero 14 e poi il miracolo da metà campo. Rossetti per Coronini, si allunga adesso la difesa di D'Arcangeli, la supera molto bene adesso la Visnova con Coronini che va da Legnini, ancora il numero 8, circolazione di palla, Rossetti attacca molto bene, esagera, forse Mobio, non c'è fallo, allora corre Provenzani che prova ad appoggiare, sbaglia ancora Mobio a seguire, ultimo tocco che è di un giocatore della Stella Azzurra. Coronini, da Legnini, si muove Casale, c'è il mismatch per Barraco, l'aiuto del numero 40, Casale dalla punta, importantissimo, sbagliato, pessime le percentuali da 3 della Visnova. Attenzione a Mobio che si va a cacciare quasi in un guaio, poi Radonic gli dà una mano, Nikolic chiamata a testa, Provenzani, Mobio si avvicina sotto canestro, Nikolic
non lo va a cercare, si aspetta l'uscita di Provenzani, mette palla a terra, il numero 6 arriva l'aiuto, scarico nelle mani di Radonjić, tripla sbagliata, vola Rossetti al rimbalzo. Adesso Visnova anche un pochino spenta dai tanti errori da tre, Mobbio usa un po' troppo il corpo, fallo guadagnato da Giacomo Barraco. Con il time out, coach Buongiorno spera di aver dato la carica ai suoi, intanto ottima la rimessa per Rossetti che però non va a concludere contro Nicolic. Coronini, spalle a canestro, vuole attaccare, subisce il fallo, segna Coronini, 20-31 e tiro libero. Segna Coronini, torna sotto in singola cifra, anzi in doppia cifra, ma esattamente a 10. Adesso lo svantaggio della Visnova. Ottima la prima azione offensiva dei ragazzi di Buongiorno in uscita dal timeout. Provenzani, spazio per Radonjić, troppo solo. Segna il numero 40, Legnini la rimette in gioco subito. 21-33. Coronini, blocco di Legnini, scelto il lato di Barraco, pick and roll. È aperto Rossetti con spazio, si prende la tripla, il numero 0 ma la sbaglia, rimbalzo Mobbio, c'è spazio per correre per la Stella Azzurra, finta il passaggio Trapani che poi fa partire una frecciata ancora per Radonjić, lob per Mobbio, poi il numero 6, circolazione di palla ancora per Radonjić, la finta, perde l'equilibrio, il numero 40 la fa uscire da dietro la schiena, sfondamento adesso commesso da Iannelli, aveva preso molto bene la posizione Giovanni Coronini. Intanto entra Dorde Pazin, applaudito dai supporter in trasferta. La rimette in gioco Legnini per Rossetti, poco fa una tripla importante nelle mani del numero 0, errore Visnova che non sta punendo sui tiri aperti da tre punti, Legnini vuole attaccare, Marco Legnini step back da tre, prova a mettersi in partita dal perimetro la Visnova ma non riesce, corre allora Nicolic, spazio per Provenzani. Ancora Nicolic, gli viene lasciato il tiro, non se lo prende, il numero 12 perché vuole andare fino in fondo, a rimbalzo c'è Legnini che mette nelle mani di Rossetti, si apre Coronini dall'altra parte, dietro la schiena un paio di volte Rossetti, Barraco vorrebbe il pallone con il lob, difende bene adesso la Stella Azzurra, un po' telefonata l'intenzione dei padroni di casa, rimessa in gioco affidata a Francesco Argenti mentre si sta prendendo il suo riposo Giulio Casale. Barraco, pick and roll, arriva Mobbio sulle piste di Coronini, Rossetti prende, spara da tre punti, lungo a rimbalzo, prova ancora Legnini, ci mette troppa energia, fallo, sono tre adesso quelli di squadra della Visnova, 4 quelli della Stella Azzurra. Nerazzurri che stanno tenendo i padroni di casa a 21 punti segnati in 16 minuti e mezzo. Provenzani la mette nelle mani di Nicolic. Momento della gara molto importante. Nicolic va dal suo numero 40 che attacca, tenuto bene dalla difesa. Extra pass però nelle mani del numero 6. Errore. Polveri bagnate da tre punti adesso per entrambe le squadre. Nicolic, spazio per Pazin che si alza corto ma per un attimo aiutato dal ferro, poi sputata
Coronini al rimbalzo, potrebbe accelerare in transizione la Visnova. Coronini con la finta di passaggio, poi la lascia andare per Barraco che sbaglia ma segue, torna a meno 10 la Visnova Roma. Pazin per Radonic, controlla bene il corpo nel perimetro, attenzione alla mano di Legnini. Fallo secondo gli arbitri. Fallo di Legnini, la scelta poteva essere... Sembrava che Legnini avesse messo la mano sul pallone mentre il suo piede era fuori, era sulla linea. Non era questa invece la scelta. Rimessa a Stella Azzurra, ancora Mirko Gloria, perso il numero 6 che però non riesce a rimettere i piedi in campo. Allora possesso che torna alla Visnova, che torna ad avere un'occasione per andare in singola cifra di svantaggio. Argenti vuole attaccare proprio Provenzani, tiene molto bene il numero 6. Nicolic prende il pallone, accelera, rientra su di lui Argenti, fischiato fallo al numero 9. Andrà in lunetta Nicolic. Scelta assolutamente rivedibile questa della Visnova. Possesso che poteva essere gestito con maggiore tranquillità, anche con maggiore pazienza, alla fine ne è nato un tiro fuori equilibrio. Va in lunetta Nicolic dopo un'altra pausa, non si raffredda, la mano del numero 12 che segna il primo e vantaggio che non cambia nella sostanza, 2 su 2 di Nicolic, nuovo più 12, Stella Azzurra. Coronini, su di lui c'è Dorde Pazin, pick and roll con Barraco, aiuto molto deciso della difesa. Coronini, è tornato Pazin su di lui, lo attacca il numero 8, poi fuori da Rossetti che vuole attaccare, palla sotto per Barraco, molto bella, fallo deciso e decisivo di Mirko Gloria, dovrebbe essere il suo secondo. Barraco in lunetta, dentro il primo. Ottimo adesso anche l'impatto di Giovanni Coronini, che oltre ad aver fatto un paio di giocate molto belle in attacco ha anche subito uno sfondamento, sostanza che però non cambia. Sotto di 10 la Visnova, possesso nelle mani di Radonic, adesso Provenzani, Nicolic, si muove ancora Radonic in quella posizione che tanto dà fastidio alla difesa
dei padroni di casa, tripla presa e sbagliata, fallo di Mirko Gloria, dovrebbe essere il suo terzo, e Gloria che si va a prendere probabilmente un riposo in panchina. Terzo fallo di Mirko Gloria, miglior marcatore della gara finora. Nuova gita in lunetta per il numero 18 in maglia giallo-blu. Dentro e fuori il primo di Barraco. Intanto è uscito, come detto, Gloria, è tornato con il numero 13 Andrea Antonaci, capitano della Stella Azzurra. Nikolic dall'altra parte quando ha segnato il secondo Barraco, e allora è sotto di 9. Ancora Radonic dentro il pitturato, fuori da Provenzani che ci pensa un po', poi spara, sbaglia. Coronini prende il rimbalzo e mette subito nelle mani di Argenti, prende posizione in transizione Barraco, che adesso prova ad attaccare, toccato il pallone, Coronini la tiene, Staffieri, 10 secondi per andare alla conclusione per la Visnova, con Rossetti che vuole attaccare Provenzani, palla sulla linea di fondo per Barraco, altra scelta molto molto discutibile della Visnova, time out in campo. Palla rimessa in gioco dopo il time out, si riprende dal 35-26 per la Stella Azzurra. Palla nel pitturato, poi fuori per Radonic, ancora spazio per Provenzani, sfidatissimo al tiro. Trapani prova ad andare sotto per Antonaci, preso da Gori. Attacca il capitano Nikolic, circolazione di palla per Vincenzo Antonaci, che prova la scorribanda dentro l'area, pesca il fallo della difesa, andrà in lunetta. Qui difesa della Visnova che aveva tenuto molto bene fino alla fine, poi è arrivato il fallo che manda in lunetta a tirare a cronometro fermo il numero 6 Vincenzo Provenzani, classe 99, segna il primo e torna a più 10 la squadra di D'Arcangeli. Giulio Casale ancora fermo in panchina, segna il secondo il giocatore della Stella Azzurra. Palla rimessa in campo con qualche problema per Rossetti, non c'è il fallo di Emanuele Trapani che aveva messo pressione, adesso Staffieri. Rossetti si muove dentro l'area con un taglio, poi Gori mette nelle mani di Argenti, arriva dopo il blocco Coronini che non spara, attacca Trapani che commette fallo. Altra gita in lunetta per i ragazzi di Buongiorno, questa volta ad andarci Giovanni Coronini. Sbagliato e non di poco il tiro a cronometro fermo di Coronini, che poi va con il secondo aggiustando nettamente la mira. Radonic la rimette in gioco, 50 secondi da giocare nel secondo quarto, 37-27. Nikolic prova ad andare sotto da Antonaci che deve attaccare Gori, usa il corpo, segna e subisce il fallo del 65-27-37, tiro libero. Intanto fischiato anche un tecnico, non si è capito bene all'indirizzo di chi. Fischiato il fallo a Gori e dunque lunetta per Antonaci. Oltre il fallo di
di Gori, si è capito poco. Comunque tiro libero del tecnico segnato da Radonjić, 27-40, azione che rischia di essere pesante nell'economia della gara. Gori non è riuscito a contenere sotto canestro il capitano della Stella Azzurra, Trapani. Radonjić, attenzione alla squadra di D'Arcangeli, che andando a punti qui potrebbe veramente dare una mazzata alla partita. Però Antonaci esagera un pochino con il blocco, fallo in attacco, dovrebbe essere il suo secondo, così è. 29 secondi e mezzo da giocare, Coronini dal palleggio, deve tornare in partita la Visnova, sotto di 13, Staffieri guardato proprio da Antonaci. Gori mette nelle mani di Rossetti, che deve attaccare Trapani, prende posizione Coronini, molto bello il lob, passa in mezzo Coronini, in visione c'è Staffieri che prende la tripla, la sbaglia, pallone toccato da Rossetti, ultimo tocco che è di Coronini. Ultimi 5 e 8 da giocare, intanto altro fallo tecnico, questa volta all'indirizzo di coach Buongiorno, sicuro probabilmente di aver visto un fallo sulla penetrazione di Coronini. Radonjić segna un altro libero, è più 14, Stella Azzurra. ...5-8 per andare alla conclusione, tiene bene Coronini su Nikolic che poi va sotto da Trapani, che segna un'altra volta allo scadere la Stella Azzurra, quando il cronometro sta per esaurirsi, implacabile, 27-43, fine primo tempo. Si riparte, comincia il secondo tempo di gara 1 tra Visnova e Stella Azzurra, ricordiamo punteggio di 27-43, primo tempo assolutamente a senso unico. Coronini intanto incrocia ma sbaglia il passaggio, Nikolic a metterci le mani. Palla in angolo praticamente, Nikolic da tre, inizia fortissimo la Stella Azzurra, 27-46, più 19. Rossetti per Coronini, vuole la palla sotto canestro Barraco, attacca Staffieri, mette fuori per Coronini, poi Barraco da tre punti, lo prende e lo segna Giacomo Barraco, 30-46. Circolazione di palla, poi Trapani ancora una volta per Nikolic che ne prende un'altra, stavolta va decisamente più lontano dal bersaglio. Coronini dopo il botta e risposta di triple, lo svantaggio è sempre di 16 per i ragazzi di Buongiorno. Barraco contro Nikolic, potrebbe attaccarlo, scarico fuori per Casale, extra pass per Rossetti che prova ad andare fino in fondo, ancora la circolazione di palla, trovato alla grande Barraco che infatti segna. Grandissimo canestro di squadra della Visnova, 32-46. Nikolic va da Radonjić, fuori ancora Trapani in punta per Radonjić, poi il numero 6 che fa saltare l'avversario, subisce fallo di Valerio Staffieri, partenza che era sospetta da parte di Vincenzo Provenzani, andrà invece in lunetta il numero 6. Su due di Vincenzo Provenzani, parziale nel terzo quarto di 5 pari. Casale va da Staffieri, mancano anche i suoi punti, attacca a testa bassa Staffieri, non c'è fallo, vola Casale ma è suo l'ultimo tocco,
Intanto rimessa particolare di Nikolić, probabilmente gli è scivolato il pallone, torna in attacco la Visnova dopo un'azione offensiva non positiva con la penetrazione forzata da Valerio Staffieri. Intanto Barraco riceve e mette nelle mani di Coronini che vuole attaccare. Nikolić subisce il fallo. Secondo di Lazar Nikolić. Rossetti va da Casale che potrebbe attaccare Provenzani. Arrivano in tre della Stella Azzurra. Poi Rossetti che prende l'arresto e tiro con una mano sola. Canestro pazzesco di Tommaso Rossetti, 34-48. Provenzani, ancora la difesa sostanzialmente a zona della Visnova Roma. Trapani con spazio, Casale vado non vado, poi Provenzani che prova ad attaccare fuori da Radonjić da tre, punisce un'altra volta il numero 40, 34-51. Coronini attacca, ma stavolta ha capito tutto Nikolić che va con la palla rubata, prova ad accelerare sotto da Antonaci, fallo dicono gli arbitri. Sbaglia il primo, il capitano della Stella Azzurra. Fuori anche il secondo e invasione di Andrea Antonaci. Chiede subito scusa agli arbitri. Invasione anzi di Staffieri. Andrea Antonaci aveva subito chiesto scusa. Arbitro sotto canestro che ha rettificato la chiamata. Segna Antonaci, più 18 per i ragazzi di Arcangeli. Casale da Coronini, taglio di Rossetti, poi Barraco fa circolare per Staffieri, si aspetta l'uscita di Giulio Casale. Coronini si muove, Rossetti blocco portato 6 secondi alla conclusione dell'azione, spazio per Staffieri che rifiuta la tripla per prendersi il palleggio, arresto, tiro. C'è però l'errore di Valerio Staffieri, corre Nikolić con Trapani nell'angolo, potrebbe prendere il tiro da tre, preferisce andare sotto. Si muove poi il numero 9, mette una mano sul pallone, il difensore della Visnova, fallo su Valerio Staffieri. Secondo fallo di squadra per la Stella Azzurra, pronto a rientrare Mirko Gloria. Casale, 6 e 12 alla conclusione, deve reagire velocemente la Visnova se non vuole abbandonare questa gara 1. Coronini per Staffieri, Casale contro Trapani, vuole andare fino in fondo, non ci sono contatti fallosi, allora Rossetti non fischiato nemmeno qui, allora sbaglia, poi segue Casale che andrà probabilmente in lunetta, si rammarica. Quarto fallo intanto fischiato a Mirko Gloria dopo il grande impatto a cavallo dei primi due quarti, soprattutto nel primo
limitato dai falli, il numero 17 di D'Arcangeli. Ritornato sul parquet il numero 14, Mobio, che adesso va a rimettere in campo. C'è con lui anche Giovanni Gianelli, che adesso ha il problema di superare la metà campo, ci riesce ma è pressato da due. Trova alla fine Mobio come valvola di sfogo. Nikolic pressato da Coronini. Arriva il blocco di Radonic a ostruire la corsa di Coronini, che poi mette una mano sul pallone, trova prima il corpo di Nikolic. Esce Rossetti, ritorna Argenti. Va in lunetta proprio Nikolic. 36-52, Visnova che non riesce a riaprirla. Parziale di questa prima metà di terzo quarto a favore della Stella Azzurra. Anche se di un solo punto, Nikolic adesso può raddoppiare. 36-54, più 18. Casale in palleggio quando mancano 5:30 alla fine del terzo parziale. Esce Argenti, palla sotto da Barraco, forzato il cambio, arriva allora il raddoppio, spazio per Staffieri che deve mettere il tiro da tre, sbaglia anche questo la Visnova. Time out. Si riprende all'One Sport, ha allungato la difesa. Coach, buongiorno, probabilmente è sulla parte offensiva però che ha lavorato l'allenatore della Visnova. Lo scarico per Mobio che poi subisce fallo e va in lunetta. Sbaglia il primo Mobio, non potrà andare più 20 almeno in questa azione la Stella Azzurra, ma tantissimi i falli commessi dai padroni di casa. Mobio 1-2, Casale in palleggio, deve risalire da un burrone praticamente la Visnova Simpli. Coronini consegna nelle mani di Casale che vuole attaccare Nikolic, subisce un paio di contatti, poi manda il pallone per aria, segna Casale e andrà in lunetta. Dentro il libero di Casale, gioco da tre punti completato, torna sotto di 16 la Visnova, proprio come ad inizio ripresa, non è cambiato praticamente nulla. Nikolic ci mette una mano Barraco, sfortunata in questo caso la Visnova, perché il pallone arriva a Radonic che punisce Argenti, non guarda nemmeno il canestro. Casale contro Trapani, fallo in attacco secondo gli arbitri, punito il blocco di Giacomo Barraco, probabilmente blocco fuori dal campo.
Argenti a pressare Trapani, che probabilmente cercherà anche il fallo visto che la Vesnova ha speso il bonus. Non arriva però il fallo a bloccare il numero 4, Mobio con un rimbalzo molto importante. Trapani avrebbe spazio, non prende la tripla, vuole andare fino in fondo il numero 9, la tocca di nuovo Mobio, palla che rimane lì, arrivano per primi i ragazzi della Vesnova e poi fallo di Coronini. Sbaglia il secondo Iannelli, di nuovo sotto di 19, la Vesnova che non riesce a piazzare due difese buone consecutive e anche quando difende bene probabilmente spreca con scelte opinabili in attacco. Coronini, blocco di Barraco, Legnini si apre per il tiro da tre, importante ma sbagliato anche questo. Vesnova che forse ha segnato una sola tripla nella gara ed è stata quella iniziale di Rossetti. Intanto Radonic mette in angolo dove però non c'è nessuno. Casale a superare la metà campo, va ad attaccare contro Iannelli, fuori per Argenti, piedi a posto per tirare da tre, sbaglia il numero 9 della Vesnova. Nicolic vuole attaccare contro Legnini, c'è il mismatch sotto canestro, infrazione di passi del numero 40, non fischiata, e allora punisce da tre Nicolic che sta forse per mandare i titoli di coda. Legnini nel mezzo angolo non prende il tiro da tre, attacca Radonic che difende bene, Legnini alza la parabola e lo batte sotto di 20 la squadra di Buongiorno. Radonic consegna nelle mani di Iannelli, blocco di Mobio, prova a tenerlo Barraco, allora Iannelli va fuori dal suo numero 40 che prova a prendersi la tripla da solo, grandissima tripla di Radonic, più 23. Coronini, blocco di Barraco, poi pick and roll che si chiude, Barraco non riesce a chiudere invece il gioco da tre punti, o meglio non se lo riesce a guadagnare. Intanto rientra Andrea Antonaci, esce un grandissimo Todor Radonic. Uno su due di Giacomo Barraco. Rimessa per il numero 30 che subisce anche il fallo di Argenti. Veramente una furia. Adesso Buongiorno. Mattia Palumbo in lunetta. Su 2 di Palumbo, 42-66, con soli 12 minuti da giocare. Casale che ci crede ancora, prova ad aumentare, vuole il blocco di Barraco, tiene molto bene
su di lui il numero 4, Casale, senza arresto e tiro, fuori da Coronini, spazio per Argenti da 3, non riesce proprio a segnare dal perimetro la Visnova. Coronini per Barraco che prova subito con il tiro, il tocco di Mobio, non c'è il fallo del numero 14, Trapani prova ad aumentare, c'è in visione il numero 30 che parte poi con una virata, vuole attaccare Barraco che tiene bene su di lui, palla che alla fine arriva in qualche modo al suo capitano che però sbaglia con la mano destra, corre adesso la Visnova con Marco Legnini che non prende la tripla in transizione, rimette nelle mani di Barraco, si fa vedere Casale. Insegue molto bene sul blocco la difesa, scarico in emergenza per Argenti che taglia il campo andando da Coronini, tripla del numero 8 sbagliata, non è una novità per la Visnova. Palumbo rischia qualcosa nel contatto con Casale, poi Trapani nelle mani di Giovanni Iannelli. Un minuto da giocare nel terzo quarto, Iannelli attacca Casale, va fino in fondo, alza, sbaglia, poi segue tocco al rimbalzo di un difensore della Visnova, Mobbio avrebbe lo spazio per prendere la tripla, sbaglia, rimbalzo Casale, Coronini va dall'altra parte, tiene Iannelli, ci mette una mano Trapani, fallo. Sbaglia il secondo Coronini e poi la palla arriva nelle mani del numero 30 Palumbo, altro fallo, stavolta di Legnini. Rientrato intanto Radonic, 43-67, sotto di 25 adesso la Visnova, ultimi 30 del terzo parziale, Casale prova ad andare nell'angolo da Legnini, Radonic ci mette una mano, 2 su 17 da 3 punti per la Visnova, 7 su 19 invece per gli avversari, tanta differenza. Casale prova con l'arresto e tiro, segna Giulio Casale, 45-68. Iannelli, ultimi 4 da giocare, Iannelli dovrà forzare, mette nelle mani di Radonic, palleggio, arresto, tiro del numero 40 che stavolta non c'entra il bersaglio. Comincia il quarto periodo, difende forte Casale, non c'è fallo, allora il numero 4 va dentro, la ributta fuori dove però non c'è nessuno. Visnova che deve rimontare 23 punti, Legnini va fino in fondo, un paio di contatti, fallo subito dal numero 12.
2 su 2 per Marco Legnini. Trapani contro Argenti, il numero 9 deve stare attento a non commettere fallo. Tanti falli guadagnati dalla Stella Azzurra con esperienza. Intanto fallo in attacco stavolta di Radonjić. Esce Ianelli, torna Provenzani, rimette in gioco intanto Rossetti. Già due falli in meno di un minuto per la Stella Azzurra. Casale vuole andare fino in fondo, pick and roll chiuso con Barraco che segna e andrà in lunetta per riportare i suoi sotto di 20, 47-68 e tiro libero. Ma che cazzo? Qui esagera Mattia Palumbo con il corpo. Chiamato allora Nikolić. Rossetti per Casale. Visnova che sta provando comunque a ridurre il gap. Barraco deve attaccare, prova con qualcosa a metà tra un tiro e un passaggio, tante maglie intorno al 18, ci mette una mano di troppo Vincenzo Provenzani. Time out. Si ricomincia con i tiri liberi di Giacomo Barraco. Due su due per il numero 18. Palumbo contro Rossetti. Poi palla sotto per Nikolić che può attaccare Argenti, frecciata nelle mani di Provenzani, ancora Provenzani, potrebbe andare sotto dal numero 17. Attacca adesso Radonjić, palla in emergenza per il numero 17 che non controlla, palla recuperata fondamentale della Visnova che sembra comunque crederci. Casale sotto da Barraco, ancora fuori Casale, mette a posto i piedi da tre ma sbaglia, tocca Barraco e poi Legnini la tiene, ci mette una mano Casale, vola intanto Legnini, non si è fatto male incredibilmente. Giulio Casale ha preso una botta tremenda, sembra non essersi fatto male. Poi Legnini non si è accorto che stava scadendo il cronometro. Palla persa da parte della Visnova. Nikolić contro Argenti, attenzione a qualche scaramuccia tra Rossetti e Palumbo. Palumbo adesso va a ricevere, usa il corpo il numero 17, non viene fischiato fallo però nemmeno la difesa. Allora Casale recupera il pallone, corre Barraco, fuori per Argenti, ci mette una mano adesso Provenzani. Casale preso proprio da Provenzani, non aspetta il blocco di Barraco, si guadagna i due tiri liberi. Provenzani commette un fallo evitabile sicuramente. Adesso partita assolutamente non facile da arbitrare.
esce Palumbo ed entra Iannelli. Casale e Visnova che sembra voler provare l'impresa di rimontare 23 punti in un quarto solo. Provenzani con qualche problema ci mette la mano Coronini, si salva Provenzani e poi commette il fallo Tommaso Rossetti. Fallo di voglia del numero 0, pallone che si era allontanato dal corpo del palleggiatore. A Radonic serve adesso la sua capacità, prova a tirare, subisce il fallo di Marco Legnini. Radonic segna il primo e stoppa l'emorragia, ferma il parziale che era aperto di 8-0 in favore dei padroni di casa. Sbaglia però il secondo, al rimbalzo c'è Coronini che fa cenno ai suoi di aumentare. Rossetti, Staffieri senza impatto in questa gara. Rossetti pensa alla tripla, poi non la prende, difende molto bene su di lui Provenzani che poi però ha un contatto non chiaro, ci mette una mano Coronini, Nikolic da Radonic e poi fischiato il fallo, stavolta a Mobio. Anzi no, gioco interrotto. Gioco interrotto per l'infortunio occorso a Valerio Staffieri. Va a rimettere in gioco Provenzani per Nikolic, prova a metterci una mano Coronini, palla sporcata, Radonic non la può prendere, forse sì, e allora non si capisce come mai. Radonic dietro la schiena, Casale quasi per commettere fallo, poi Nikolic che attacca, alza la parabola, segna e andrà in lunetta. 53-71, allunga di nuovo la stella azzurra. Essere assolutamente girata definitivamente la partita, perché con questo gioco da tre punti completato torna sopra di 19 la stella azzurra, mentre sembrava esserci infrazione di campo. Casale in palleggio, Mobio resiste solo inizialmente, fallo commesso dal numero 14. Fuori Staffieri, torna con il quintetto piccolo, buongiorno. A più basso!
Radonjić in palleggio, prova il blitz Casale. Allora il numero 4 Iannelli in palleggio contro Rossetti. Fischiato un altro fallo a Rossetti. Radonjić lasciato libero, buongiorno, allarga le braccia, Radonjić sbaglia ma segue il rimbalzo e adesso è probabilmente veramente finita, 55-74. Blocco di Coronini, duro ma probabilmente legale. Mette una mano Nikolić che si accusa del fallo. Fallo tecnico per uno degli assistenti di coach Buongiorno. Casale sbaglia il primo. Dove cazzo vai così scarso? Dove vai? Dove vai? Segna il secondo. Va con il tiro libero del tecnico Radonjić, segnato, più 19, stella azzurra e possesso. È entrato anche con il numero 23 Federico Casoni, infrazione di 5 secondi qui. Casale vuole attaccare Provenzani, frecciata nelle mani di Rossetti, piedi a posto dal mezzo angolo, sbaglia il numero 0, percentuale da 3 punti che nel secondo tempo veramente ha punito i ragazzi di Buongiorno. Dall'altra parte prova con la tripla la stella azzurra, errore, Nikolić subisce la manata di Casale. Time out. Dopo il time out va in lunetta Lazar Nikolić. Uno su due, torna sopra di 20 adesso la squadra di Gabriele D'Arcangeli. Coronini consegnato per Rossetti, Casoni, Argenti vuole attaccare contro il numero 4 che gli sporca il pallone. Giovanni Iannelli molto bravo qui a toccare da dietro, sarà rimessa laterale, rimessa da dietro il canestro, 12 secondi per andare alla conclusione per la Visnova. Molto bello qui lo schema con il canestro di Casoni. Ancora Iannelli in palleggio, poi si arresta, va da Nikolić, numero 12 lasciato sul parquet da Gabriele D'Arcangeli, poi fuori da Radonjić che ha tutto il tempo del mondo, non la sbaglia, vince la stella azzurra gara 1 dei playout. Coronini attacca, alza la parabola, sbaglia ma c'è il fallo di Nikolić.
adesso fuori Coronini, dentro con il numero 13 Daniele Fiorucci. Blitz difensivo tentato dalla Visnova, non riuscito. Mobio vuole andare a chiudere, ma questa è sì, infrazione di passi. Un po' indeciso il numero 14 se metterla a terra oppure no. Alla fine ne nasce un'infrazione, Tommaso Rossetti a rimetterla in gioco. Casale che in questo quarto periodo non esce dal parquet. Ancora Rossetti, non prende la tripla, va fino in fondo, prova il gioco di prestigio, non chiude, ma c'è il fallo. E dovrebbe essere il terzo di Radonjić. Quintetto della Visnova adesso composto da Casale, Argenti e Rossetti con Casoni e Fiorucci. Si allunga la difesa dei gialloblu, superata la metà campo con Radonjić. Poi Palumbo, su di lui Rossetti, esposto il pallone, Rossetti non riesce a cacciarlo dalle mani del numero 30 che va dentro, subisce il fallo e si guadagna altri due tiri liberi. Per la Stella Azzurra invece al momento in campo Giovanni Iannelli, con lui Provenzani, c'è Mobio, Radonjić e poi proprio Palumbo che in lunetta ha segnato il primo. Sbaglia il secondo, rimane più 18 la squadra di D'Arcangeli quando mancano 4 minuti alla fine di gara 1. Rossetti la ributta fuori per Casone, non è un buono scarico, non prende il tiro, il 23, poi Rossetti va sotto da Casale che prova a chiudere, riesce a chiudere e andrà in lunetta. Torna sotto di 15 la Visnova, adesso Rossetti va a cacciare il pallone, stavolta lo prende, Casale va a chiudere, Visnova sotto di 13. Provenzani. Sei secondi per andare a concludere l'azione, molto bello il terzo tempo rallentato del numero 4 Iannelli. Rossetti va fuori da Casoni che mette i piedi a posto a tiro dal perimetro, ma non segna nemmeno Federico Casoni. Mobio ha consegnato nelle mani di Provenzani. Adesso Iannelli, Fiorucci, poi il fallo di Francesco Argenti. Su due di Iannelli, di nuovo sopra di 16 la Stella Azzurra. Rossetti va da Barraco, arriva Radonjić dal lato debole, poi palla per Casale, molto complicata, Casoni, extra pass per Fiorucci che però non riesce a rimettere nelle mani di un compagno. Allora riparte la Stella Azzurra, difende Casale ma più bravo di lui l'attaccante che segna due punti. Adesso D'Arcangeli
si concede di togliere Radonjić. Rientra con 4 falli, numero 17 Gloria. Casale attacca Provenzani, non c'è fallo in attacco, bello lo scarico per Casoni che segna 2 punti. 69-85, Rossetti vicino al recupero, poi Provenzani con il palleggio, arresto, tiro corto, Mobbio che vola, ultimo tocco di Barraco. Palumbo in palleggio, ultimi 2 minuti della gara, abbondantemente acquisito il risultato, tiro da 3, molto fuori. Non è stato scheggiato nemmeno il ferro. Palla lunga per Mobbio che non riesce a controllare. Allora Casoni sul perimetro deve sbarazzarsi del pallone. Trova Rossetti, frecciata ancora per Casoni che incrocia con il piede perno. Numero 23 che va a bersaglio. Scarico pericoloso qui per Gloria. Passaggio che non viene ricevuto. Casale sul blocco di Barraco. Casale vuole andare fino in fondo, alza la parabola, batte Mobbio sotto di 12. La Visnova. Non c'è fallo qui, un altro passaggio rischioso per Mobbio, stavolta però lo prende il numero 14. Provenzani, ultimo minuto di gara in arrivo. Fermo Provenzani. Non viene fischiato nulla. Provenzani la butta fuori, Palumbo che deve forzare, alza la parabola, sbaglia Casale al rimbalzo. Forse proverà ancora a forzare il ritmo il numero 5. Va da Rossetti. Poi il rimpiazzo ancora per Casale. Che vuole il blocco di Barraco, va dalla parte opposta, poi la frecciata per Casoni, piedi a posto dall'angolo, tiro da 3 che non vede neanche il ferro, ultime speranze della Visnova che se ne vanno insieme alla tripla di Casoni, semmai di speranze ne fossero rimaste. Adesso Mobbio mette nelle mani di Palumbo, gara 1 è andata via, gara 2 in settimana sul campo della Stella Azzurra, fattore campo ribaltato. Palumbo 73-87. Casale va dall'altra parte, non sembra volersi fermare. Giulio Casale che prende un'altra tripla. Visnova che non riesce assolutamente a segnare dal perimetro, nemmeno a gara praticamente finita. Suona la sirena, ha vinto la Stella Azzurra che ribalta subito il fattore campo nella sfida play-out, nel derby play-out. Finisce 73-87, 1-0 Stella Azzurra.